E ora andiamo a seguire insieme un'altra delle giovani atlete russe, Sofia Biryukova, lei del 94, l'atleta di Mosca, ci presenta la Turandot di Giacomo Puccini. Lei ha ottenuto un'ottava posizione nello short program con il punteggio di 44,39. Solamente doppio Lutz. Triplo salto, fa anche qui un errore nell'atterraggio, troppo in rotazione, troppo sbilanciato in avanti. E triplo loop, però anche qua un altro errore sull'atterraggio, difficoltà sulle rotazioni. Triplo loop, doppio toro. Doppio axel, doppio toro loop. Troppo in rotazione. Hai sentito, noi come il tutto pubblico. Siamo rimasti dispiaciuti per lei. Anche perché era atterrata bene dal doppio axe, però forse poi non è riuscita a bloccare la rotazione per puntare il toe loop. Triplo Salkov. Doppio axel. Sofia Biryukova, guarda, si mette subito la mano sulla testa per dire cosa ho fatto, qualcosa ovviamente purtroppo per lei non ha funzionato. Dato questa atleta ci aveva impressionato al suo debutto internazionale tra i senior, perché aveva aperto proprio vincendo l'anno scorso il Finlandia Trophy
E poi era arrivata ad un passo dal podio proprio alla Cup of Russia, ottenendo la quarta posizione. Le tue sensazioni su questa atleta, considerando di quante veramente giovani russe stanno arrivando? Lei a 18 anni sembra quasi una veterana in sì, questo gruppo. Rispetto alle 14 anni che Lipniska sono... E alla Lipniska, appunto, 14 anni. Gli dà già 4 anni e non vediamo la decisione e la costanza e la pulizia tecnica invece della Lipniskaya. E ha fatto una prestazione deludente perché troppi errori, troppe sbavature. Questo è il primo Salkov dove è riuscita a salvarlo appoggiando la mano, però tutti questi atterraggi complicati, non tranquilli, veramente si vede che era uno sforzo continuo per poter salvare i salti. Capisci cosa intendo, vero? Cioè questa tentazione... Sì, sì, ha dovuto sempre, mamma mia, sì. Infatti cosa, invece è straordinario quando poi lo vedremo anche con il prossimo gruppo, con i maschi, così, quando invece gli elementi saltano fuori, sbucano fuori, vengono eseguiti con estrema facilità. Bello questo particolare. Questa è la posizione ring, cioè dove si crea un anello tra il corpo e la gamba che si avvicina il piede alla testa, ed è proprio una posizione difficile per la layback position, perché era in quella posizione upright, si dice, cioè in piedi, e quindi una variazione di quella posizione. Allora adesso aspettiamo il punteggio per Sofia Biryukova. Sta salutando tutti. È bello comunque, nonostante tutto, che riesce a mantenere il buon umore, perché ricordiamo il Kiss and Cry, è un posto dove piangi, ridi, ti baci. Sì, però devo dire anche un momento veramente per mandare i saluti a casa. Del resto voi pattinatori siete tanto fuori da casa, siete tanto ovviamente distanti dalla famiglia, sì. Insomma, leggiamo anche leggendo le biografie, insomma, vediamo che sono sempre in giro per il mondo. Sì. Poi ti impegna tantissime ore, perché comunque per essere a questi livelli devi veramente dedicare tanto. Livello tecnico bassissimo, 37.07, i components l'hanno premiata con 45.90 per un totale di 82.97 per il free, 127.36. Bisogna dire che la giovane cinese Zhang l'ha sopravanzata dunque. Sì, diciamo che a livello di tecnico troppi errori in continuazione, sbagli, inciampi che purtroppo hanno determinato questi, addirittura sono quasi, sono 9 punti di differenza.